e Giorgio Perelli, che ci giungono durante questa serata. Buonasera a tutti e benvenuti alla serata conclusiva della seconda edizione della Festa del Volontariato. Questa sera si esibiranno per voi allievi della scuola di musica e alcuni dei loro insegnanti. Visto che il programma è molto denso, iniziamo subito presentando il coro della scuola di musica della maestra Luigia Fratoni, che saranno accompagnati al piano dal maestro Valerio Andreoli. Chiamiamo sul palco Stefano Tamantini, Emanuele Vincenzi, Marta Minella, Luna Mecarone, Sofia Vergari, Clela Ialongo, Luca Stelliferi, Matteo Pacelli. Con la collaborazione di Mary Carus, i brani sono La Kent, Se alla festa vuoi andar, Allegri cantiamo. Se la festa sarà andata, voglio andare in via e chi sta qui a vedere.
sicuramente conoscerete chi verrà adesso sul palco, un attimino che si sta preparando perché ormai è diventata una rockstar. Per animare la serata, quindi, salirà sul palco il piccolo grande Luca Stelliferi, che ci suonerà come nelle favole di Vasco Rossi. Un attimino, vediamo se è pronto. È pronto. Io te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre. Quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Insieme
ci suoneranno i quattro riff più grandi della storia del rock, tra cui Smoke on the Water, Satisfaction, Highway to Hell e Hell Bells. A voi Luca e Matteo. È un duo d'eccezione, nonna e nipote, che ci proporranno La Casa del Sole, versione italiana della canzone The House of Rising Sun. Prego. Buonasera a tutti. Yeah.
Di come la passione per la musica attraversa le generazioni. Dallo Beato Fernando, passando per le figlie, i nipoti e i pronipoti. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. But your love was the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel, you made me feel, you made me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along. Sarà Aurelio Meneschincheri con il brano La voce del silenzio, nella versione di Massimo Ranieri. Grazie, siamo tutti parenti qui, perché cugina Candale, i nipoti, i figli, tutti di noi. Ciò voglietto, le parole non me le ricordo mai. Ehi,
volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torno a vivere troppe cose che credevo morte ormai. E non m'aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio hai il volto delle cose che hai perduto. Daniele, a te il palco, Elena. Così lontano, il mare.
Ascoltiamo adesso Samuela Incanti con Young and Beautiful di Lana Del Rey. Prego. Dell'associazione della banda musicale Filippo Mascagna per un momento che vuole essere il centro della manifestazione di questa sera. È il conferimento ad alcune associazioni di volontariato e ad alcune persone che lavorano da anni a Caprarola del Giglio di Sant'Antonio da Padova, di cui appunto stiamo celebrando la festa in questi giorni. Il Giglio di Sant'Antonio è un segno di purezza e di amore verso Dio e fratelli. Vogliamo offrire questo segno ad alcune associazioni che da molti anni lavorano per il bene degli altri
è un riconoscimento che vuole essere ringraziamento da parte di tutta la nostra comunità per l'opera, il servizio disinteressato reso ai fratelli più bisognosi e in necessità dalle varie associazioni di volontariato. Chiamiamo quindi sul palco il parroco Don Mimmo, la responsabile della Caritas parrocchiale Delia Bruzziches e il responsabile del comitato di Sant'Antonio da Padova Giovanni Rampulla, che insieme hanno promosso e organizzato questa iniziativa. Inoltre chiamo sul palco il sindaco Eugenio Stelliteri per condividere questo momento. Buonasera a tutti. Intanto che arrivano sul palco Delia, che la conoscete, no? È responsabile della Caritas, il sindaco lo conoscete, però manca Giovanni Rampulla perché non vuole venire, ha mandato solo la busta e invece dovrebbe venire sul presidente del comitato di Sant'Antonio. Io volevo che voi possiate fare un applauso, ma un applauso forte intanto al comitato di Sant'Antonio, perché sono 5 persone e occorre che altra gente venga a dare una mano. Sono 5 persone che organizzano la festa di questi giorni. È vero, qualcuno dice, ma io sono venuto solo stasera, ho visto solo questo, però ieri, l'altro ieri, ci sono state iniziative, anzi è da tempo, da più di un mese che stanno in attività per fare raccolta anche di offerte da parte di tutti per organizzare la festa. E quindi davvero io volevo dire a nome di tutti voi grazie a questo comitato di Sant'Antonio da Padova. Poi, dato che la festa del volontariato è stata organizzata dalla Caritas parrocchiale insieme col comitato di Sant'Antonio, vorrei che facciate un applauso forte proprio a tutta la Caritas del paese, della parrocchia, perché non c'è solo Delia, ce ne stanno tante altre di persone che stanno dietro e che non solo hanno organizzato questa festa, ma ogni settimana, ogni mese danno pacchi, vestiti, ascoltano le persone e poi lavorano al centro per i disabili e poi alla mensa della Casa Misericordia. E quindi è gente che davvero è giusto che noi li ringraziamo con tutto il cuore. Perché qualcuno ancora pensa, aprite tutte le orecchie, perché è una cosa che a me a volte sta proprio qui e non va giù. Qualcuno ancora pensa che chi lavora alla Caritas riceve qualcosa da qualcuno e tanto a voi vi pagano, nessuno paga nessuno e le cose che noi diamo non ce le paga nessuno. Quello che noi offriamo, pacchi, vestiti e altro materiale, ci viene dalla provvidenza di Dio, dagli altri che ci aiutano e da chi vuole dare una mano. Non c'è né lo Stato italiano che paga né nessun stipendio per nessuno, è tutto completamente volontariato. E volontariato significa, mi ha detto ieri una bambina mentre facevamo l'incontro, volontariato vuol dire amore, amore per gli altri. Ecco, io stasera questo lo volevo dire perché qualcuno, sia italiano sia che viene da lontano, da fuori, pensa che chi lavora alla Caritas ha lo stipendio perché qualcuno lo paga. Non è assolutamente così. Tutto quello che si fa è proprio frutto di volontariato, amore, ok? Ecco, detto questo, perché sennò dopo a volte non ci si capisce e c'è gente che viene e pretende chissà che e invece non è giusto. Tentiamo di dare una mano gli uni con gli altri, però ecco, sappiate che tutto quello che c'è è per tutti, non è solo per alcuni, tentiamo di aiutare quello che è possibile tutti e di portare avanti un discorso che sia davvero di testimonianza, di amore e di bontà verso tutti. Ok? L'ultima cosa che volevo dire qual era? Un grazie a tutti coloro che hanno preparato i dolci, fate un applauso, perché è vero che le bibite ce le ho offerte l'Unicoppe di Reno, ma i dolci l'hanno fatte le persone che stanno qui in mezzo a voi, hanno portato da ieri vassoi di dolci che abbiamo mangiato stasera, dolci e salati, quindi davvero grazie a tutti coloro che hanno collaborato, a tutti coloro che hanno dato una mano per questa bella iniziativa. Io spero che duri nei prossimi anni. Certo, dovremmo trovare
chiudo, dovremmo trovare un orario diverso per quell'incontro che potrebbe essere di formazione, perché fare volontariato è mettersi a disposizione degli altri, ma cercare anche di essere pronti interiormente, perché fare del bene bisogna farlo bene. Il bene, se non si fa bene, non è più bene. È un gioco di parole, però è così. E allora sarebbe bello che per tutti i volontari di tutte le associazioni, 20 ne abbiamo contate a Caprarola, ci sia un momento importante per loro, per crescere, per capire, per vedere com'è più utile darsi da fare, come collaborare, come gestire tante piccole o grandi situazioni. Per cui quel momento del pomeriggio bisognerà che perdiamo un po' gli orari, il tempo, il modo, la forma, il come per il prossimo anno, perché sia davvero un momento importante per tutti i volontari che danno una mano in tutte le 20 associazioni di Caprarola, che io ringrazio a nome di tutti quelli che ricevono da loro il bene. Basta, via. Buonasera, Gagliardo da Mimmo, perché quando si sta in chiesa e fa gli interventi a tutti dice... No, oggi c'è stata... No, non te lo do il microfono, mi dispiace, mi metto da un'altra parte il microfono. Lo dico a tutti, soprattutto a uno, perché quando c'è il microfono in mano e poi dopo è finita. Si soprattutto sono... a uno lo dico, sul quindi palco, non mi preoccupare. Sul palco si sono susseguite tutte le associazioni che hanno raccontato in maniera anche straordinaria, devo dire, un po'... il motivo per cui esistono, e allora lui da dietro, no, le pressai, dice stringi, dobbiamo andare via. Invece voglio dire, stasera attaccato, intanto grazie a Don Mimmo, grazie, perché comunque l'ho detto in chiesa e lo ribadisco questa sera, questa organizzazione della festa del volontariato è comunque una straordinaria intuizione, perché mette all'attenzione al centro quelle persone che tutto l'anno, siano esse persone che fanno parte di quell'associazione, che dedicano la loro motivazione verso la salute, verso le persone, e altra associazione invece verso il divertimento. Quindi sono tutte importanti, sia quelle che curano le persone, penso all'Avis, penso all'Aido, penso alla Caritas, ma anche tutte quelle altre associazioni che al di là della salute delle persone stesse dedicano il loro spazio e il loro tempo invece per intrattenerci, come può essere la Pro Loco, il Comitato Festeggiamenti, quest'anno tocca l'anno del 78, che sono straordinari ragazzi, e gli farei un grande applauso per quanto riguarda la sagra della Nocciola. Durante l'intervento che diceva Don Mimmo, oggi pomeriggio lì alle 16 c'è stata l'esperienza di una ragazza, di Eleonora, della Caritas di Roma, e ha detto in un passaggio una frase straordinaria, io mi ha colpito quella frase, cioè che per poter trasferire un messaggio bisogna viverlo. Quella frase è stata una frase importante, a me ha colpito, e quindi l'invito che io faccio a tutte le associazioni, l'ho fatto in chiesa, lo faccio anche questa sera, è di coinvolgere il più possibile tutte le persone a vivere queste esperienze, perché se non ci sono le persone come voi, tante di voi che stanno qui e tante altre che stanno sempre inserite dentro le associazioni, tante cose non si potrebbero mai realizzare. Grazie a tutte le associazioni, a noi e a loro va il nostro incondizionato grazie di cuore. Con i ringraziamenti, perché sono dovuti, e ringraziamo l'Unità Alzi, che è un'associazione che si interessa degli ammalati e dei viaggi a Lourdes, Loreto e Fatima o Terra Santa, e chiamiamo sul palco colei che in questi anni ha rappresentato l'associazione e che da quest'anno ha lasciato le redini ad altre persone, Adele Ruzzi. Adele, prego, vieni. Grazie per l'opera che ha svolto nella nostra comunità. Vuoi dire due parole? Ti passo il microfono. Non è che sia preparato a dire due parole, ma siete così tanti. Io ho fatto questa cosa da tanti anni, ma
mi sembrava una cosa talmente normale, talmente semplice, che non meritevole di nessun riconoscimento naturalmente. Ora sembra che questa sia una cosa che va, scusatemi, sono venuta, sono commossa di questa cosa, perché non me l'aspettavo davvero, perché tutto quello che si fa per volontariato si fa veramente senza nessun interesse di tipo personale, si fa per gli altri, si fa perché fa piacere, si fa perché si riceve una gioia nel fare qualcosa per chi ne ha bisogno. Lo capisco adesso che io ho bisogno degli altri. Pensava che fosse il giglio d'oro e d'argento, e i soldi che ce l'abbiamo. Oh. La seconda associazione che vorremmo ringraziare questa sera è quella dei Carabinieri in congedo, nella persona di Ezio Bruzzichest. Che... Purtroppo Ezio Bruzzichest sta male e quindi non c'è. Ti lasciamo un applauso e speriamo che si rimetta presto. E comunque il giglio d'argento glielo faremo arrivare a casa. Grazie comunque, glielo diremo a nome di tutti. Allora, adesso vorremmo dire il nostro grazie ad una persona che da una vita si occupa con grande amore di una situazione problematica. Vorremmo chiamare sul palco la maestra Pulcinelli Elvira. Conosciamo tutti quello che ogni giorno vive. Vorremmo dire a lei grazie da parte di tutti. Lei sicuramente non se l'aspettava, però vogliamo un attimo che salga. Volevo ringraziare tutti, anche perché non me l'aspettavo, sono un po' commossa. E ringrazio in particolare la Caritas parrocchiale, la persona di Italia Bruzzi, che è stato Mimmo, e tutti quanti hanno bruciato questa cosa. E volevo soltanto dire che questo riconoscimento lo considero dedicato a tutte le persone che purtroppo hanno gravi handicap e che vivono ancora in situazioni non piacevoli. Grazie Elvira. E chiamiamo ora sul palco il responsabile dell'associazione Amistrada, Carmelo Cannistrà, che ormai da tantissimi anni lavora per i bambini del Guatemala. Grazie alla vostra opera tantissime persone hanno ricevuto aiuti e sostegno. Ok, viene Ignazio Mascagna, sostituisce Carmelo e siamo sicuri che il giglio arriverà a destinazione. Sostituisco Carmelo perché aveva un altro impegno con il vicepresidente di Amistrada, è andato da un'altra parte, che vi saluta, e ci teneva a dire, a ricordare una persona, Maurizio Bruzzichest. Insieme al suo professore di radio psicologia e a altri hanno creato allora 11 anni fa questa associazione e si sta ramificando a macchia di leopardo in tutta Europa. Grazie. Invitiamo ora sul palco il presidente dell'associazione Proloco di Caprarola, il signor Maurizio Alessi, che ormai da alcuni anni opera a Caprarola. Viene Giovanni, prego Giovanni. La Proloco organizza iniziative culturali e sociali del nostro ambiente. Per quello che avete fatto e per quanto continuerete a fare per il bene di Caprarola, questo è il nostro piccolo riconoscimento e il nostro grazie. Applausi, prego. Giovanni vuole dirci qualche cosa?
niente, non volevo dire niente, improvviso. Allora porto le scuse del nostro presidente che anche lui impegnato questa sera non può partecipare alla serata. Ringraziamo tutti, grazie per questo omaggio e niente, buonasera a tutti. Quest'anno nel programma della Festa del Volontariato abbiamo inserito una giornata di sport col cuore per i ragazzi, quindi chiamiamo sul palco chi ci ha aiutato per questa giornata, insegnante Bruno Morganti dell'Associazione L'Arcobaleno. Grazie con tutto il cuore per la bellissima iniziativa del torneo di pallavolo che si è svolta qui in piazza e che ha visto partecipi tantissimi bambini. Grazie. Io ce li facciamo, sì sì. No, volevo ringraziare sicuramente Don Mimmo e tutta l'organizzazione perché credo che è stata una bella giornata di sport, perché la mattina abbiamo fatto la maratona con 45 bambini dalla terza elementare fino alla terza media e il pomeriggio abbiamo avuto una sessantina di bambini che hanno giocato a pallavolo, quindi credo che sia un evento molto molto importante. E credo che insomma sia importante riproporlo e perché no anche per qualche adulto, nel senso che poi la maratonina potrebbe essere anche un momento di aggregazione per tutti quanti, no? E anche le persone un pochettino più adulte, perché tanto lo sport credo che faccia bene a tutti. Grazie e buona serata. Anzi, in Atene abbiamo detto che passiamo proprio le Olimpiadi, ci allarghiamo, non vi preoccupate. Grazie. Altra associazione importante per Caprarola è quella del Centro Studi guidati da Luciano Passini, che invitiamo sul palco. Grazie per la vostra opera di approfondimento e di studio degli aspetti storici e artistici di Caprarola. Grazie per le pubblicazioni e i lavori su artisti e figure importanti del passato del nostro paese. Io ringrazio per questo graditissimo omaggio, vorrei dire una cosa che Domino non ha detto, ma questa è il giglio che ci sta donando, è una riproduzione fatta da un orafo di Roma del giglio che porta Sant'Antonio in mano quando viene portato in processione, che è appunto un giglio di alta oreficeria molto, molto antico e prezioso. Tutto qua. Grazie di nuovo. Bene, passiamo ora a un'altra associazione che organizza alla fine di maggio la fiera agricola alla Paralisa. Vorremmo chiamare sul palco il presidente dell'associazione La Paralisa, Toto Bruzziges, o chi per lui. C'è Toto? Perfetto. Vi ringraziamo per la vostra opera e le vostre iniziative che nell'ambito della fiera riguardano non solo l'agricoltura ma anche i prodotti tipici di Caprarola che inoltre abbiamo potuto assaggiare e gustare durante tutta la giornata nei vari stand. Grazie. E vi ringraziamo anche perché l'associazione ci ha dato un aiuto, un piccolo aiuto, perché gli aiuti sarebbero importanti molti, ma un piccolo aiuto ce l'ha dato economico per organizzare la festa, quindi grazie a Toto, vieni. Grazie di quello che fate alla Paralisa, che fate a Caprarola, perché Paralisa è Caprarola, mi sbaglio? No, no. Toto, che volevi dirci? Dire solo che ho faticato più a fare quelle tre scalini che stare sul palco per noi non è una cosa proprio, preferisco lavorare un mese per fare la fiera che stare un minuto sul palco. Ringrazio l'associazione che ha organizzato questa manifestazione veramente bella. Io mi dispiace che l'anno scorso non abbiamo partecipato perché ci è arrivato l'invito all'ultimo momento che stavamo organizzando la fiera. Però vi dico sinceramente che sono venuto alla manifestazione, mi è piaciuta e quest'anno siamo stati presenti. Grazie Domenico.
Grazie a voi. Continuiamo con le bibite che abbiamo bevuto questa sera. Ce l'ha offerte la Coop Tirreno. Volevamo dire il nostro grazie alla Coop nella persona di Ersilio Leone, che chiamiamo sul palco. Grazie a nome di tutti. E Lucilla, c'è pure Lucilla però. Venga pure Lucilla, dove è? Così la conoscete. Quando dopo comprate qualche prodotto che non vi piace alla Coop, prendetevela con lei. E dove sta? Non si presenta? Io scherzo però, non vi preoccupate. Lei lo sa che si scherza e quindi va bene. È lei. Perché tutte le bibite che abbiamo bevuto stasera ce le ha date lei, e quindi altro che grazie. Chi è che parla? Lo sapevo io, dato che eravate in due parlando. Buonasera a tutti, grazie, grazie a Don Mimmo, grazie alla Caritas, grazie al sindaco e grazie a tutti voi, perché è una piacevole sorpresa, è il secondo anno che partecipiamo come Coppa a questa festa del volontariato, una piacevole sorpresa perché è bello vedere un paese che si impegna. Penso che ogni famiglia alla fine c'è un volontario che si, no? Che è occupato insomma in qualche attività nelle vostre associazioni. Veramente bello, ho visto anche tantissimi scout che a me piacciono tanto, insomma è una piacevole sorpresa, veramente. Io lascio la parola a Ersilio e Ersilio Leone insieme a Ignazio, che tutti conoscete, perché penso chi è che non conosce Ignazio, e Patrizia Gentilucci, sono loro che fanno parte del comitato locale soci di Caprarola, comitato soci Coop, e sono loro che insomma sono gli occhi e le orecchie tra il territorio dove vivono e noi Coop. Senza di loro io non sarei qua. Non ho altro da dire, io sono solo un semplice socio consumatore della Coop, quindi che faccio, uno spot, invito tutti a venire al negozio. All'attività, sì, all'attività anche che organizza Unicoop Tirreno con la raccolta di alimenti, adesso con il progetto Confine di cui parlavamo prima con Lucilla, insomma anche la Coop, diciamo, nel volontariato è presente con mille iniziative e anche qui a Caprarola. Grazie a tutti. Grazie Ersilio, grazie Lucilla. Alla Coop ogni tanto c'è qualche cosa che scade dopo una settimana, ce la danno e la diamo in giro, non vi crediate. Però noi speriamo che anche il prossimo anno loro ci aiutino, perché poi per fare una serata come stasera con pizza e bibite abbiamo bisogno degli aiuti di tutti. Grazie. L'ultimo riconoscimento della serata lo vogliamo offrire alla piccola Casa della Misericordia, che opera nell'ambito della nostra parrocchia, con una mensa aperta il mercoledì e il sabato e un centro diurno per disabili il martedì e il giovedì, con varie attività. La piccola Casa della Misericordia svolge il suo compito grazie alla disponibilità di alcune persone che vogliamo ringraziare pubblicamente. E per questo chiamiamo Realino Mecarone per la mensa, che vedo che arrivano Emma e Daniela, e Delia Bruzzikes per il centro diurno. Grazie per la vostra disponibilità e per il vostro lavoro. Allora, Casa Misericordia è una, però le attività sono due, adesso litigheranno e vediamo chi la vince. Grazie davvero, grazie per tutte e due le attività, perché se non ci siete voi mica vanno avanti. Loro cucinano e loro fanno attività con gli altri amici, con alcuni amici che hanno qualche piccolo problema, per cui davvero grazie a loro con tutto il cuore. E grazie a voi, perché alcuni vengono, ogni tanto mi incontrano e danno un'offerta, questa è per la mensa, e la tasca di qua è la tasca dell'offerta, e quindi io metto dentro e poi tiro fuori quando servono per comprare le varie cose. Grazie. Bene, grazie Don Mimmo, grazie a tutti, e riniziamo con la musica. E ora è la volta di Gloria Eccoli, che ci canterà Senza appartenere di Nina Zilli. Sì.
senso di domenica d'estate, però non è domenica, qui fa un freddo cane. Donna, ha perso tempo a lucidare la sua rabbia, il tempo che è cambiato ancora non la cambia. Donna, sta a volare mentre il cielo cade. Ma io che cosa cercavo? Io che cosa ho trovato? Specie di felicità, c'è una colpa per stare qui ad aspettare. Cosa io volevo salvarmi? Io poi perdonarmi della vita che ho mancato, dell'amore che ho mancato, ma senza partire. Cosa siete tu? Tu non l'hai capito. Donna, non di tu che ha trovato il vento sulla faccia, il mare in una goccia, guarda quanto è bella, donna che si cambia mille volte e resta quella, donna sa volare mentre il cielo cade, donna sa volare mentre il cielo cade. Io che cosa ho trovato, io che cosa ho trovato, specie di felicità, c'è ancora curva per restare qui ad aspettare. Che mi ha detto che non voleva assolutamente cantare, ma è qui stasera con noi, accompagnato dal coro che canterà Io domani di Marcella Bella. Applauso. Thank you.
Grazie Marina, Aurelio, Samuela e Elena. Si esibisce ora per noi Fabio Di Ferdinando con la canzone Mentre tutto scorre dei Negramaro. Limite e gli occhi tuoi
noi, e l'infinelli immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. Sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Diamo spazio ad alcuni degli insegnanti della scuola di musica, i maestri Daria De Carolis, Romeo Pecorelli, Valerio Andreoli e Nicola Pecorelli.
Grazie. Possiamo fare anche ma certo, modo. Certamente, prego. Grazie, e facciamo anche un applauso alle presentatrici, Giorgia.
Erika, fate un applauso alle due presentatrici, sono state bravissime, grazie. Grazie a tutti, grazie ai maestri, complimenti ai maestri e veramente siamo giunti al termine di questa serata. Ringraziamo Leonardo che ha gestito tutta la parte dell'audio. Bravo Leonardo! Ringraziamo tutti voi per averci fatto compagnia e in particolare ringraziamo la parrocchia per aver organizzato questa serata e Loretta che anche da dietro alle quinte ha gestito tutta l'organizzazione dello spettacolo. Grazie Loretta. Vi auguriamo una buona serata, una buona notte e arrivederci al prossimo anno. Grazie a tutti.